uscendo adesso il terzo tradotto in francese, si chiama Morte a Firenze. E il commissario è un uomo, diciamo, nella sua vita privata è un uomo un po' malinconico, ma che si difende con l'ironia. Ha un gran senso della giustizia molto personale, che a volte va in conflitto con la legge dello Stato, diciamo così. Le sue amicizie sono, diciamo, i suoi amici non vengono scelti da lui in base a dei parametri che non siano quelli dell'umanità. Cioè, lui, quando lui riconosce in una persona una certa umanità, per lui può aver fatto qualunque cosa. Infatti i suoi amici sono, c'è un'ex prostituta, c'è un ex ladro, diciamo così, un ladruncolo, Ennio Botta, che Bottarini, detto Botta, perché a Firenze accorciano spesso per i soprannomi, accorciano i nomi, il nome delle famiglie. E niente, lui ha un grande senso dell'amicizia. Ha alle spalle 5 anni di guerra, che sono poi, diciamo, questa vicinanza, l'ambientazione anni 60, questa vicinanza con la guerra, mi ha dato modo poi di salvare tutte le memorie di guerra di mio padre. Mio padre è andato in guerra giovanissimo, ha fatto la guerra dai 17 ai 22 anni, praticamente un ragazzino, e in famiglia raccontava spesso le storie di guerra. Quando poi sono cresciuto, mio padre era già morto, ho cominciato a scrivere questi romanzi del commissario e istintivamente mi è venuto di salvare tutta la memoria di guerra di mio padre. Insomma, è stata una bellissima occasione per salvare una memoria di famiglia. No, la precisazione che volevo fare è che in realtà non scrivo soprattutto del commissario Bordelli, ma il contrario, scrivo moltissimi romanzi, racconti che non hanno nulla a che vedere con il polar, con il noir, con il genere. E poi c'è anche questa serie di commissario a cui sono molto affezionato, perché mi dà l'occasione di raccontare, di ricostruire il mondo degli anni 60, che è il mondo della mia infanzia. Ma in realtà io non sono un grande appassionato di polare in genere. Diciamo così che quello che mi interessa nel noir è tutto quello che si scatena intorno al noir. Come ha fatto lo scrittore che mi ha fatto venire voglia di scrivere dei noir è stato Friedrich Dürrenmatt, uno scrittore svizzero eccezionale, che mi ha fatto vedere come si possono fare indagini umane invece che indagini poliziesche con un romanzo noir. Diciamo, come poi ha fatto primo fra tutti Dostoevsky con Crimine e Châtiment, Delitto e Castigo. Ha tutti gli ingredienti di un noir, di un poliziesco, in realtà è un capolavoro di psicologia e di indagine umana. Ecco, questo è quello che mi interessa. Il delitto, che Dostoevsky ha usato anche altre volte, è per lui un modo per scavare nell'uomo, per cercare dentro l'uomo. Questa cosa mi interessa. I romanzi che sono solo indagine, solo meccanismo poliziesco, a me non interessano, ecco, non mi interessano molto. Mi devi parlare dell'uomo. Se mi parli dell'uomo, me lo puoi raccontare attraverso qualunque tipo di genere. Senza l'indagine umana, secondo me la narrativa non ha senso. Sì, poi durante la storia, senza raccontare troppo, diciamo, c'è questo bambino che scompare, che poi viene ritrovato subito, quasi subito nel libro, morto, però dopo ovviamente ci sono, intorno a questa storia terribile,
ci sono altre morti e soprattutto c'è l'alluvione di Firenze, cioè che è stata una delle, diciamo, la tragedia di Firenze del XX secolo. 1966, 4 novembre, l'Arno straripa e trasforma Firenze in Venezia praticamente, perché in certi quartieri l'acqua è arrivata a 6 metri e mezzo e per un giorno le persone andavano in giro a portare soccorsi con le barche, con i canotti, come se fossero a Venezia. Solo che non era acqua, era fango. Fango pieno di liquami, pieno di gasolio, cherosene. L'odore che è rimasto quando è andata via l'acqua era terribile. Per mesi è rimasto questo odore tremendo. Avevo già pubblicato tre romanzi del commissario, 1963, 64, 65, e poi per andare avanti dovevo passare dal 66. E non avrei mai scritto un romanzo sul 66 senza raccontare l'alluvione. Non avrei mai avuto proprio questo coraggio di saltare l'alluvione o di raccontare una storia prima o saltare proprio e passare all'anno successivo. Io mi ricordo molto bene l'alluvione, ero bambino, piccolo, però insomma me lo ricordo molto bene. L'atmosfera era una cosa terribile, nello stesso tempo ha tirato fuori anche tanta umanità dai fiorentini, non in tutti ovviamente, come sempre, però c'è stata molto, si sono molto aiutati l'uno con l'altro, anche i nemici, anche quelli che normalmente erano un po' nemici durante l'alluvione si sono dati una mano. Insomma, è stata una tragedia fortissima che ha cambiato un po' il volto di Firenze. Intanto ci sono stati tutti gli aiuti venuti da tutto il mondo, tutti i ragazzi dai 15, 16, 25 anni, studenti, in quel clima di pre-68, poi alla fine è stato una specie di laboratorio politico dove le persone di diverse zone d'Italia e anche di diverse zone del mondo si sono scambiati idee anche sulla una visione politica e una visione della scuola, che è stato un fermento anche molto politico. La sera, quando finivano di aiutarli a portare via i libri dalla Biblioteca Nazionale o di aiutare le persone private a sgomberare gli appartamenti, dopo la sera con la chitarra si mettevano a suonare, a parlare, venivano fuori anche delle questioni politiche. Insomma, è stato un grande laboratorio politico. E poi, non so, un'altra cosa che è nata lì è stato lo sviluppo enorme che c'è stato nell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, cioè il laboratorio di restauro, perché praticamente c'era un patrimonio immenso, finito sotto il fango, che hanno dovuto affinare le tecniche di restauro, e è diventato uno dei centri mondialmente più importanti per il restauro, proprio perché c'è stata questa occasione dell'alluvione, che nel male poi, insomma, è nato anche qualcosa di eccellente. Sì, per scrivere questo libro ho dovuto documentarmi molto, perché io mi ricordo molto bene l'atmosfera di quando ero bambino, ma i ricordi di un bambino non possono essere sufficienti a ricostruire un avvenimento così importante. Allora ho letto dei libri, ho intervistato poliziotti e carabinieri adesso in pensione che avevano operato in quel periodo. È stato molto emozionante. Poi sono stato nelle teche Rai, cioè negli archivi della televisione nazionale, che mi ha dato accesso alle registrazioni e ai filmati prima del montaggio. Io ho visto tutto quello che loro hanno fatto in quei giorni. Poi ho avuto a disposizione, prestati da un altro amico scrittore, Leonardo Gori, che aveva già scritto un romanzo sull'alluvione, ho avuto a disposizione tutti i numeri della Nazione, che è il quotidiano fiorentino,
del novembre del 66, che tutte le varie vicende, tutta la difficoltà di avere aiuti da Roma, perché c'era, insomma, i politici erano tutti in giro nel giorno dell'Unione a commemorare una festa che adesso non esiste più, che è la fine della prima guerra mondiale. E dunque non capivano da Roma cosa stava succedendo. E in tutti in questi giorni, in questi numeri della Nazione, io ho potuto vedere il clima che c'era a Firenze, insomma, ricordarmi meglio cosa succedeva allora. E poi soprattutto c'è un libro dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, che una pubblicazione credo sia uscita poco dopo l'alluvione, in cui si ricostruiva minuto per minuto tutta l'esondazione dell'Arno e tutte le varie correnti e i vari livelli, con una cartina dove c'erano tutti i livelli dei vari quartieri di dove era arrivato il livello dell'Arno, che era sempre accanto al mio computer. Io ho vissuto mesi con questa cartina per andare a vedere dove era arrivata l'acqua, in che modo, acqua, insomma, si fa per dire, il Sì. fango. E niente, tutte queste cose mi hanno dato modo di ricostruire anche la parte, diciamo, proprio della parte dell'inondazione, ma l'atmosfera ce l'ho messa anche dai miei ricordi, quell'atmosfera lì, unita alle notizie, insomma, mi ha dato modo di ricostruire questa inondazione che arriva a metà del romanzo, cioè mentre il commissario Sì. sta indagando, arriva questa alluvione e succede qualcosa, insomma, questo fiume che esce, che invade la città, diventa protagonista anche nella storia criminale. Gli anni 60 sono poco raccontati in narrativa, ma non è che l'ho fatto per quella, è che, non so, quando ho cominciato a scrivere del commissario, le primissime pagine, io non sapevo che si svolgeva negli anni 60, non ci avevo pensato. Dopo qualche pagina il commissario è salito sopra un maggiolino e ho detto: allora siamo negli anni 60, è stato lui che mi ha portato negli anni 60. Io lì ho detto: che bello raccontare gli anni 60. Sono stato proprio contento di avere la possibilità di ricostruire quegli anni, che, come dire, è anche molto impegnativo. Però la passione che ho sentito subito per la ricostruzione di quegli anni mi ha fatto scavalcare tutti i problemi, insomma, possibili. Perché documentazione, letture, ricerche. Sì, è veramente appassionato degli anni Sì, 60. poi a volte mi aiutano i lettori che mi Sì. dicono: quel modello di macchina non aveva lo sportellino per, insomma. E io faccio, lo cambio, lo mando all'editore, e le edizioni successive vengono cambiate in base agli errori che ho fatto sui modelli delle macchine, le targhe. Molto divertente, sono molto carini i lettori che mi aiutano a eliminare questi piccoli errori. Negli anni 60, quando io ero bambino, la guerra era molto presente ancora, cioè nelle famiglie si parlava della guerra. Era qualcosa di molto vicino. Era passato poco tempo. Io sono nato 12 anni dopo la fine della guerra. Era veramente mio fratello più grande è nato 8 anni dopo la fine della guerra. Noi le abbiamo sentite raccontare dai nonni, dai genitori, dagli zii, dei racconti continuamente. Era pane quotidiano la guerra. Anche il commissario, ovviamente, vivendo in quegli anni, spesso per associazione succede qualcosa e lui si ricorda di un momento di guerra, perché continua a averlo come una memoria molto fresca. Non è un passato lontano, se lo sente proprio sulle spalle, e non può fare a meno di ricordare e di ricostruire. A volte sono piccoli flash, piccoli ricordi brevi che gli passano nella mente prima di addormentarsi, a volte sono proprio storie lunghe che lui ricorda e che io cerco di
di ricostruire, di raccontare, e sono comunque quello che mi piace, che sono praticamente tutte storie vere che ho sentito raccontare da bambino. Sì, quello che mi piace è parlare dell'uomo, dell'umanità, dei personaggi. E a volte ci sono momenti molto lunghi in cui l'indagine non va avanti. Ad esempio, in quasi tutti i romanzi del commissario, lui fa una cena a casa sua e alla fine della cena c'è questa regola fissa che ognuno deve raccontare una storia. E quelle storie lì solitamente sono tutte storie vere, tutte storie o della mia famiglia che ho sentito raccontare, o persone che mi regalano una storia sapendo di questa consuetudine all'interno dei romanzi del commissario. Ci sono persone che dicono: ah, ho una storia per te che verrà raccontata a cena. Io le prendo tutte perché mi piace moltissimo che queste storie siano storie vere. A volte le sposto in un altro posto, come dire, cerco di camuffarle un po', perché a volte sono storie molto crude e non voglio che la persona venga riconosciuta, che cerco di fare in modo che nessuno possa identificare quella storia lì. Però tutta l'umanità contenuta in questa storia mi piace moltissimo raccontarla, e mi piace che siano storie vere. Sì, quello che mi interessa è un romanzo, anche dal lettore, dico io dal lettore voglio conoscere qualcosa in più. La lettura deve essere un percorso di conoscenza, e nella scrittura anche, cioè quando io scrivo un romanzo voglio che dentro di me succeda qualcosa, non voglio solo raccontare una storia organizzata a tavolino, no? Una bella trama. La vera forza di un romanzo, lo dico dal lettore, non sta nella trama, ma sta nella scrittura, nello sguardo sul mondo, in una visione del mondo e nella capacità di rivelare qualcosa che magari noi sentiamo, no? Abbiamo vissuto come emozione, ma che non abbiamo mai portato a livello di coscienza. Io quando mi sono, diciamo, la mia base letteraria giovanile sono gli scrittori russi dell'Ottocento, e io lì continuavo a riconoscermi e a vedere, a conoscermi attraverso i personaggi dei romanzi e dei racconti di questi grandissimi scrittori russi. Era meraviglioso, perché un'indagine su di me, è uno sguardo capace di farmi conoscere. Insomma, i romanzi parlano di noi, ecco, e questa è la vera forza. E scrivendo è la stessa cosa, io voglio che dentro di me accada qualcosa quando scrivo, se no, che si scrive a fare? Quando il primo romanzo che ho provato a scrivere era il 95, io non avevo ancora pubblicato niente, perché ho scritto quasi 20 anni senza pubblicare nulla, e dopo aver finito il primo romanzo subito ho avuto voglia di scrivere il secondo, e poi il terzo, e poi il quarto. Ne ho scritti quasi 5, e poi sono diventati 3 perché li ho uniti, ma ne ho scritti quasi 5 di fila, senza neanche rileggerli. Erano delle versioni brutta copia, non pubblicabili, li ho lavorati molto dopo, quando è arrivata la possibilità di pubblicarli. Però mi stava simpatico, avevo voglia di conoscerlo sempre di più, e di scoprirlo sempre di più, perché poi alla fine il mio modo di scrivere è una continua scoperta. Io non faccio mai progetti nei romanzi, soprattutto in quelli senza il commissario. Non so niente, io vado e il romanzo piano piano si rivela da solo, come se, diciamo, la sensazione più forte è di sotterrare una storia che esiste già, e questo mi rende il lavoro affascinante. La scoprire una storia invece che inventarla non mi dice molto.